Se io ti dovessi dire chi è quello del Cerbero che ti sta più sul cazzo? Di quelli del Cerbero. Di chi c'è nel Cerbero? Aspetta, dubbi? Della Vai. Lore Cerbero o nello specifico di Gianluca, Davide e Simone? Gianluca, Davide Cioè e dei Simone. Dei tre del. Gianluca, Davide. Allora. E perché soprattutto? Anzi, Ok. anzi, fammi la, La classifica. la classifica, esatto. Ok, al primo posto che non mi sta sul cazzo, ma anzi lo trovo una persona interessante, Davide, è Marra. E vuoi perché con lui ho avuto modo di sentirmi spesso in privato, ho avuto anche chiamate, conversazioni anche lunghe, in realtà mi ha dedicato del tempo, ci siamo dedicati del tempo. Siamo due persone molto simili in realtà, per cui potenzialmente un amico, potenzialmente, no? Potrebbe essere tranquillamente una persona, un amico, una persona che mi Ok. porto dietro anche nella vita. Ok. Al secondo posto, Oh, posso indovinare? allora, no, avrei detto Dudubbi Dudubbi? fino a sì, avrei detto Dudubbi, però dico Ok. Gianluca. Gianluca perché anche Flame. se Flame, anche se è quello con cui ho avuto meno contatti in realtà, perché l'ho beccato a casa di Van Grieco una sera e in live nel loro studio e al Games Week un paio di giorni. È una persona che alla fine fuori dalla live si è dimostrata molto chilling e ha sempre detto comunque che lui scherza tanto di me e con me perché ha quella confidenza e ha capito che può farlo con me e quindi si è preso una confidenza che in realtà io all'inizio non gli avevo dato ed è il motivo per cui l'avrei messo per ultimo. Ma che alla fine gli ho dato e quindi è una persona. L'ultimo posto, Simone. Io penso, non so che cosa abbia quel ragazzo, onestamente. Non so che cosa gli passi per la testa. Abbiamo fatto una vacanza anche insieme. Abbiamo passato giorni insieme a Cesenatico. Questo lo so. Però pensavo ci potesse essere anche un rapporto tra me e lui dopo l'ultima cosa che ha fatto l'altro giorno, no, un mesetto e mezzo fa. Il live, Cosa ha un po' fatto? di dramma, Cosa ha fatto? mi ha tirato in mezzo in una storia legato agli screenshot, tutte queste cose qua, che aveva degli screenshot miei che io gli ho detto fagli uscire questi screenshot, non li ha mai fatti uscire, facendomi passare un po' come un coglione davanti a 5.000 persone, cosa che ormai ero abituato, ma insomma non a gratis come questa volta, e da lì ho detto guarda, persona che io con cui non voglio avere nulla a che fare, mi dispiace, ma o si dà una grande calmata e prende anche l'umiltà di chiedere scusa quando si sbaglia, o se no non è la persona con cui io posso avere rapporto. Quindi, Dudubbi è la persona che più mi sta sul cazzo. È Ok. l'unico che non ho visto, è l'unico di tutta la lore del Cerbero che non ho visto uscire dal personaggio. Come pensavo, e anche quando si è stati insieme, si è voluto fare anche il personaggio molte volte. Ok. Quindi.